ci stiamo molto Ferrari, i nostri telespettatori molto attenti. Ci stiamo pensando perché comunque sono state due annate dove noi abbiamo perso la gran parte dei giocatori lo scorso anno. Il 2000 perché comunque ero il vice campione d'Italia, una squadra che è arrivata alla fine, ha fatto l'ultima partita della storia di Parma, perse la finale con l'Inter 4-3, quindi con grandissima visibilità, e di quella squadra avevamo mantenuto 6 o 7 giocatori. Nel 2001 entravano in annata giovanissimi nazionali e anche lì avevamo perso gran parte della squadra, ne sono rimasti una decina, quindi abbiamo fatto la squadra lievi con queste due annate. Adesso il nostro ragionamento è di pensare di strutturare, di migliorare soprattutto la squadra del 2001, anche perché comunque la selezione importante sul territorio dell'annata 2001 è stata fatta. Quindi potremmo soltanto avere, tra virgolette, le sue scelte e non avere poi il tempo comunque di materialmente. Ne approfitto, domanda velocissima, ti chiedono se Morrone e Barone saranno confermati. Massimo, saluti, complimenti per la trasmissione. Grazie Massimo. Sono due ragazzi che hanno fatto assolutamente bene, siamo molto contenti del loro lavoro e li abbiamo presi un po' come immagine perché sono stati da calciatori, dei calciatori umili, che hanno fatto dell'umiltà, della passione, il loro punto di forza e hanno costruito delle carriere importanti. Quindi ci piaceva dare questo tipo di segnale, ma hanno dimostrato poi anche sul campo di essere migliori come loro. Ma tu non trovi la verità? Per adesso no? Non penso. Cioè, mi occupa a 360 gradi questo nuovo ruolo. Cioè, non dico adesso, dico però. No, è chiaro che quando il presidente mi ha chiesto di prendere parte alla nuova società e mi ha dato questo incarico di responsabile del settore giovanile, è chiaro che un po' la lezione di fare allenatore l'ho messa da parte, ma sono stato comunque assolutamente felice perché comunque è un ruolo di grandissimo prestigio. È un ruolo manageriale importante, certo. Uno ti conosce la materia, è una cosa importante. Certo, ovviamente poi l'esperienza di allenatore del settore giovanile è servita. Nicolo Fabris ci sta.